Eccomi sul tetto. Guarda tutte le casette. Quello è il mio giardinetto. Questo è il tetto. Tetto è tutto grattoso. Mi sono scarfignato tutte le gambe per salirci. Adesso qui stavo montando le luci. Quella è la pizzatrice che ho preso. Poi si scivolava, Quelle le luci che ho preso. Poi che sogno. Ecco, si mette le lucine. Ecco, se stavano tutte così in piedi era bello, invece no. Alla fine un gran casino, sono tutte storte. Sì, ma adesso ho un'altra idea, perché c'ha come un gancino che magari riesco a metterlo direttamente dentro il tetto. Attacco quel gancino dove finisce il tetto. Così posso togliere tutti sti puntini che intanto non causano un caos, troppo basse. Poi il tetto, siccome c'è il catrame, quando si riscalda dopo diventa molle. Basta un po' di vento e cadono giù tutte le luci. Che ho già visto, che non sta attaccate quelle cavo di puntini. Sono schifo proprio. Però se riesco a mettere il gancino alla fine del tetto, forse riesco a invertire il processo di abbattimento delle luci. Magico sto caffè! Poi, ecco, potete notare lì il mio orologio, un cesso di orologi, ne voglio uno bello. Allora adesso ho pensato, voglio l'orologio di Siler, quello lì il cattivo di Eros. Devo vedere se lo vendono. Siler. Poi, se no volevo comprare un orologio Timex, come quello di Bruce Brother, un orologio Timex rotto, un cappello nero, occhiali da sole neri, pantaloni neri, o se no non lo so, gli orologi non è che mi interessa. Oh, c'è un orologio che sa già tutto, avevo pensato un Bluetooth, qualcosa. Anzi, tra l'altro sì, l'orologio che volevo prendere, che avevo visto una volta che costa un casino, è un orologio Casio con un termometro infrarosso che te punti un oggetto e ti dice la temperatura. Utilissimo, devo dire, no? Solo che non è che ne hanno fatti molti, ne ha fatto solo uno già di 10 anni, e poi se lo vuoi proprio comprare costa $300, un sacco. Allora, o volevo un orologio che c'ha qualcosa di bello elettronico, oppure uno semplice, ma poi semplice non si può cosa prendere. Avevo pensato un Rolex Daytona in oro 24 carati, tempestato di diamanti, ma non avevo i soldi. Allora sto guardando quello lì di Siler, poi Digital Timex, oppure non so, ho visto anche quelli della Diesel, però costano un sacco. Ieri sera ho visto la puntata di Report, Dolce Gabbana, tutti quelli lì. Fendi vende una borsa a $500 e poi la fanno i cinesi in Italia, un po' in Italia, un po' in Cina, per $30, per 30 euro. Ma dai, mi hai crollato un mito. Dolce Gabbana, sei proprio un culattone. Cioè, ma che cavolo? Io pensavo che, vabbè, non le faceva lui, però c'era uno studio tutto made in Italy. Ma invece lo fanno i cinesi. Le borse arrivano 70% dalla Cina, mettono l'etichetta italiana, il collare e la tracolla e diventa una borsa made in Italy. Allora vaffanculo, non lo compro l'orologio della Diesel, perché sicuramente l'aveva fatto un cinese barbone. E allora comprerò un orologio americano, Timex, Siler Timex, non lo so, oppure uno Swatch. Allora
Ecco, le luci sono montate, così è venuta la casina. Vedi, sono un po' storto, non sono allineate. Gli spazi tra uno e l'altro sono diversi. Invece guarda il vicino, tutte belle, poi va anche su. Questo è un altro vicino. Sì, ma lui ha messo quelli lì più facile. Questo è l'altro vicino. Allora, probabilmente tutto ce l'ha tutti. Wow!